Ciao a tutti, questo è il mio primo video in diretta, con l'occasione mi accingo per la prima volta di spiegare alcune cose, una cosa molto importante, anzi più che molto importante, molto curiosa sul digitale, in particolare sulla pedaliera Edrash, perché io lavoro con Edrash. Allora, beh, premetto che questo concetto è valido per qualsiasi altra pedaliera digitale, vale a dire Helix o Fractal, purché possano gestire i file IR. Allora, tutto nasce dal bisogno che avevo io di crearmi un suono di chitarra acustica utilizzando comunque una chitarra elettrica, ovvero quando vado fuori a suonare in live, invece di prendermi dietro anche l'acustica, eccola qua, era più comodo per me, lo è ancora, andare via con una chitarra elettrica con la quale, con il classico, come i pedalini della Boss Acoustic Simulator, simulare la chitarra acustica. Purtroppo la pedaliera appunto Edrash non implementa questa possibilità, non c'è il blocco nel blocco effetti, non c'è il blocco Acoustic Simulator. Come fare? Allora, parte tutto dal fatto che un Acoustic Simulator non fa altro che simulare appunto la riverberazione, il responso, il suono, il timbro di una chitarra acustica. Qualcuno infatti ha ben pensato di utilizzare gli impulse response che venivano utilizzati, almeno sono nati per essere utilizzati come simulazione di riverberi. Poi sono passati appunto per simulare le varie casse, i vari diffusori, ovvero i cabinet degli amplificatori, perché come un camper è un profilatore, quindi profila un amplificatore, quindi copia, fa un clone di un amplificatore, l'IR, l'impulse response, si occupa semplicemente e solamente di mettere in digitale la risposta all'impulso di una cassa, quindi un 4x12, un 4x10, Marshall, Fender, Mesa Boogie, qualsiasi oggetto ha una risonanza, e quindi questo vale, perché no, anche alle chitarre acustiche. Quindi in rete si trovano vari impulse response di chitarre acustiche classiche, mandolini, violini, violoncelli. Questo non vuol dire che se carico un impulse response di un violino la mia chitarra suona come un violino, ma la risposta, quindi la riverberazione, il suono, è difficile da spiegare, ma come il suono fosse invece suonato da una solid body, che è questa a corpo pieno, fosse suonato appunto da una chitarra acustica che ha una cassa di risonanza. Quindi l'unica cosa da fare per simulare, e viene anche molto bene, molto discretamente secondo il mio giudizio, che ovviamente ognuno ha il proprio orecchio e ognuno ha i propri gusti, è nient'altro che crearsi quindi un rig, ovvero una patch, chiamiamola così, vuota, e inserirci un impulse response. Allora andiamo qua, impulse response, e ci aggiungo qui, io ho tutti i impulse response di Celestion, Mesa Boogie, i vari amplificatori, ma se notate qua, per esempio, ci sono anche Acoustic Gibson, Acoustic Taylor, perché ho comprato appunto questi IR di una Gibson J15 e di una Taylor 610. Metto quelli della Taylor. Adesso non sto qua a fare le varie regolazioni di gain, anzi gli do un po' di gain perché mi pareva appunto che il guadagno fosse un po' basso rispetto all'altro. E basta, nient'altro. In questo rig c'è solamente un blocco effetto, è IR di un'acustica. Vi faccio sentire il suono della mia chitarra senza alcun effetto, senza riverberi, senza simulazioni di amplificazioni o cabinet. La mia chitarra, una Fender Stratocaster, questa è una Fender Stratocaster
messicana, Classic 50, che io ho modificato con pick-up diversi e anche la circuitazione diversa, ma vabbè, sono pick-up passivi single coil classici, niente di particolare. Pedalboard e uscita nelle casse. Questo è il suono. Attivando l'IR, ecco cosa succede. Non ho modificato niente, non ho regolato, non ho cambiato pick up, stavo utilizzando il pick up al manico, non ho aggiunto assolutamente niente, ho solamente attivato l'IR. Molto 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 verosimile. Se adesso lo disattivo, ascoltiamo attentamente. Ovviamente la diretta Facebook non ho idea di come sia la qualità audio, comunque vabbè. Proprio questo modifica il timbro anche della chitarra, perché appunto è un impulso response di una chitarra acustica, quindi si comporta come fosse appunto un acoustic simulator. Ovviamente noi possiamo lavorarci su questo. Cosa vuol dire? Metterci un po' di riverbero, eccolo qua, perché ci sta bene in un'acustica il riverbero. Io preferisco anch'io mettere, come molti, mettere nelle acustiche, mettere i riverberi che non il delay, poi dipende uno cosa ci vuole fare. Metto uno studio così semplice, ci regolo, abbasso anche un attimo il mix perché per me sono sempre molto alti. Eccolo qua. Molto molto veramente molto semplice. Poi ovviamente se uno vuole giocarci di più, anche magari aggiungendo un po' di modulazione, quindi mettiamo un chorus, magari lo mettiamo un po' leggero, quindi mettiamo pure un stereo light suite, un light non c'è, vabbè, mettiamo mono light. Bene, nient'altro, si possono mettere prima dei compressori, appunto per dare un po' di sustain o per far sentire più l'attacco, dipende un po' uno cosa vuole, o magari degli stadi di guadagno nel caso che il volume sia troppo basso, ma non servono simulatori di ampli prima, niente, solamente i DR, è questo che fa tutto. Quello che viene dopo serve per abbellire, quello che viene prima serve per aiutare. Ringrazio. Devo dirlo, ringrazio Marco Fanton per avermi aiutato in questo, perché non sapevo come fare a tirarci fuori un suono acustico da una pedaliera che così non aveva l'acoustic simulator, e mi ha aiutato molto perché mi ha dato alcune dritte, mi ha spiegato alcuni concetti, quindi grazie Marco. Gli IR li trovate ovviamente in rete, ce ne sono di belli che alcuni sono gratuiti, ma devo dirvi che la stragrande maggioranza degli IR, quelli fatti bene, sono a pagamento. Non so, volete una Gibson, una Martin, una Taylor, una Takamine, quella che preferite, si possono ascoltare. Poi si possono acquistare e bene o male si aggirano intorno ai 9-10 dollari, mi pare, AIR. Quindi insomma non una spesa enorme. Vi faccio sentire le varie possibilità. Una cosa importante, utilizzate sempre il pick up al manico o quello
in mezzo se la vostra chitarra ce l'ha, mai pick up al ponte, perché il pick up al ponte è già molto secco, molto acido, aspro di suo, almeno parlo di single coil. Stacco riverbero e stacco anche chorus, sentite qua. Allora, questo è col pick up al ponte e al manico, scusate, medio. E questo è al ponte che per conto mio è bruttissimo. Cioè, sentite? Ovviamente poi dipende uno cosa ci vuole fare, però i pick up che più si prestano all'utilizzo appunto di un acoustic simulator sono manico e medio. Meglio se single coil, perché gli humbucker, come ben sappiamo, sono più gonfi, più potenti. Il single coil anch'io ho visto, ho fatto varie prove anche con la mia Les Paul e le varie strato e tele che ho. Il manico di una Stratocaster ad una tele è quello che ci presta meglio. Poi, ovviamente, sono sempre gusti. Questo, per esempio, tanto per farvi vedere, questo è un effetto che ho fatto io. Vediamo se riesco a trovarlo, perché qui ce ne sono un'infinità. Eccolo qua. Electric to acoustic, appunto, l'ho chiamato da elettrica ad acustica. Vabbè, io qui ci ho messo all'inizio un equalizzatore grafico per smussare un po' il suono, scavare un po' i midi che non mi piacevano, un compressore per dare un po' più sustain, appunto al suono della chitarra elettrica stiamo parlando, Vabbè, un boost che viene attivato e disattivato nel caso di qualche solo. Poi, come potete vedere, ci sono due IR, dove questo è una Gibson e questo era la Taylor, mi pare, sì. Sì, Acoustic Taylor. Perché? Semplicemente perché mi piaceva l'idea di avere un effetto stereo che non sia uguale, che siano due chitarre simili, perché sempre acustica è, quindi non stiamo parlando di un mandolino o di un'elettrica, stiamo parlando di due chitarre acustiche che però hanno un suo carattere, una Gibson nel canale sinistro e una Taylor nel canale destro, che fanno la medesima cosa, all'unisono, ovviamente un po' sfalsati. Poi, dopo la Taylor, ci ho messo un po' di chorus, perché per rendere un po' più, per creare qualche gioco di armoniche che secondo me ci stava bene, mentre lasciando libero l'altro della Gibson pulito. Un riverbero, come potete vedere, un riverbero alla fine e basta, e questo è il risultato. Pick up sempre al manico. Ringrazio per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto, mettete like e ne farò in diretta. Ovviamente sono sempre un po' improvvisati così, è anche il bello della diretta. Vi auguro una buona serata e alla prossima. Ciao a tutti.